Buongiorno. Allora, ieri non ho neanche concluso il video perché eravamo stanchi. Dopo mangiato siamo tornati in treno, abbiamo fatto le 10 e mezza, quasi 11, eravamo belli cotti. Quindi l'outro del video di ieri lo faccio oggi. Ieri è tutto a posto. Iscrivetevi al canale, a posto, finito il video di ieri. Buongiorno, inizia il video di oggi. Oggi abbiamo fatto la card per girare per le isole, 21 euro e puoi girare tutte le isole di Venezia, cioè tutte quelle disponibili perché alcune sono abbandonate di Venezia, che sono ben 62, 62 sì, e noi oggi ne vedremo due o tre. Eh sì, non è che possiamo vedere tutte le isole. E niente, adesso siamo a Murano, abbiamo già visto la lavorazione del vetro che vi faremo vedere, cioè abbiamo pagato per vedere la lavorazione del vetro. Cioè, 5 euro. sono 5 euro che mi dovete, pensate che contenuti vi porto, tutto per voi. Quindi ragazzi, fatemi monetizzare. E nulla. Adesso siamo qua a fare un giro a Murano, poi penso andremo a Burano e almeno Torcello. Dai, oggi ci prefissiamo di vedere almeno queste tre. Poi se riusciamo a vederne di più, meglio. Però almeno queste tre. Comunque, lavorazione del vetro di Murano, come funziona? Ma Lo soffiano come il riso, no? E poi lo lavorano, vabbè, poi vi faccio vedere di tutto nel video che partirà adesso. oggi saranno 1000 metri. vetro lavorabile tra 980 e 1120. Quindi partono da una base e poi li attaccano. Certo. Come la larga? Sapevo? Non riesce.
Spider-Man fatti di vetro, i buffi. Come si fa a riconoscere il vero vetro di Murano? Venite a Murano e l'ho comprato. No, però a parte quello, come si fa a riconoscere il vero vetro di Murano? Il vero vetro di Murano è lavorato a mano, è una lavorazione artistica. Si vedono le imperfezioni di chi l'ha fatto, non è fatto da un macchinario, è fatto dall'uomo, uno. E due, il vero vetro di Murano non è mai dipinto, nel senso che non è mai dipinto col pennellino a mano fuori. Il colore è sempre all'interno del vetro, quindi se li vedete dipinti vi dicono il vero vetro di Murano, voi dategli due sghiaffi, perché vi stampiando per il culo. E niente, facciamo un giro per Murano, ci vediamo dopo, ciao! Comunque niente raga, questo è il centro, cioè è tutta, non è che è il centro di Murano, che è una piccola Venezia. Allora, dopo secoli di navigazione direi che è tornato il turismo, perché c'è un puttanaio sui traghetti. Siamo a Burangeles, come si può evincere dalle casette colorate. Io e Antonello siamo saliti su una nave, adesso la rubiamo. Antonello si è sdraiato perché ha detto che effettivamente qua ci sono tutte le ostriche, dice, e ha intenzione di mangiarsele. Come potete vedere dei colori, Burano è una città per Instagrammer, no? Non so se si vede dal video quanto è storto il campanile, stortissimo. La casa di Bepi, la casa più colorata di tutta Burano. Ci teniamo a dirlo, sia il Signore che la Madonna vogliono la pace. E siamo a Torcello, come si chiama? Torcello. Tra l'altro faceva un caldo dannato, è salzata la bora, fa un freddo. Antonella la bora. Antonella Lamborra. Comunque, Torcello a quanto pare conta 10 abitanti, che a quanto pare rimangono qua a vivere ormai solo per il turismo, non penso che... Quindi penso che i 10 abitanti siano i 10 che hanno tipo ristoranti e bar qua e nient'altro. Ed è stata la prima isola, oltre a Venezia chiaramente, abitata. Si dice che abitassero qua già dal V-VI secolo. Adesso andiamo a farci un giro, vediamo quest'isola semi disabitata. Allora, questo qua è il famosissimo Ponte del Diavolo. Guardalo che stile, eh sì, hanno fatto la foto e si è messo in posa. Sì. E anche Torcello l'abbiamo vista. E niente, è questo borgo famoso perché appunto questa isola medievale, che ha mantenuto il suo aspetto medievale. Oggi ci sono solo ristoranti e a parte appunto questa abbazia medievale col trono di Attila, la Giudecca. Allora,
niente, siamo alla stazione, dato che non c'è in stazione di Venezia Mestre, non c'è mezzo posto dove sedersi, quindi cosa abbiamo fatto? Ci stiamo sedendo fuori alla fermata dei pullman, siamo sulla panchinetta. Fantastico così. Quindi niente, fra meno di un'ora, quasi un'oretta, abbiamo il treno di ritorno. Questa avventura è finita qui. Se vi è piaciuta mettete like, se non vi è piaciuta mettete like, perché tanto voi mettete like a cazzo quello che vi pare, quindi mettete like e iscrivetevi al canale. Cioè, qua a Venezia ce n'è tanti di canali, ma voi iscrivetevi al mio. E ci vediamo alla prossima. A ciao!